Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore e brevissimo video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Voglio fare un video estremamente crudo, crudele, importantissimo. Voglio immediatamente precisare quanto segue. Sto registrando diciamo, il secondo canale, quello piccolino, denominato Alessio Evangelisti, con il telefonino, ragion per cui, non essendo a casa, non ho la possibilità di andare a inserire i rispettivi link dove viene documentata questa triste situazione che sto per descrivervi. Però, una volta fatto il video, lo scaricherò e lo ricaricherò nuovamente sul canale, diciamo quello più grande, quindi quello che io definisco, anche se in maniera impropria, quello principale, denominato Alessio 912. Quindi nel canale Alessio 912 troverete questo video. Se già state nel canale Alessio 912, ci state già. E sotto in descrizione vi metterò i rispettivi link. Benissimo, entriamo subito a gamba tesa nel discorso. Allora, intanto apro parentesi, sono tantissimi, tantissimi, tantissimi anni che io vado pronunciando la seguente affermazione per quanto riguarda il giorno del Signore, grande tribolazione, apocalisse, chiamalo come vuoi, in quel giorno gli uomini, sarà talmente atroce quel giorno che gli uomini correranno dietro ad altri uomini per mangiarseli. Per quanto sarà grave sia la fame, ma anche per altri motivi. Chi segue il canale del sottoscritto ha sentito questa affermazione non una, ma più volte. Benissimo, chiudo la parentesi. Mi è capitato di constatare che in questo momento si è fatta virale una notizia che non ho scoperto io, ma che è stata scoperta da altri, l'hanno resa virale e sta facendo il giro del mondo, letteralmente, perché è sconvolgente. E la notizia si trova dentro il sito AWS, che praticamente AWS non è altro che appunto la piattaforma che Amazon utilizza, ok? AWS Amazon. AWS Amazon. Allora, Amazon Web Service AWS è la piattaforma cloud più completa e utilizzata nel mondo. Offre più di 200 servizi completi da data center a livello globale. Ok? Milioni di clienti, incluse le start-up in più rapida crescita, le più grandi aziende e le agenzie governative leader di settore utilizzano AWS per diminuire i costi, diventare più agili e innovarsi in modo più rapido. Quindi AWS è la piattaforma che utilizza Amazon. Se non vado errato, è proprio della stessa Amazon, se non vado errato. Allora, a un certo punto, quando tu entri nel contratto, ovvero i termini di servizio di AWS, lo trovi sia in lingua inglese che in spagnolo. In italiano non c'è, ovvero quando riesci a trovarlo in italiano, ti dà note legali. Ti dà termini di servizio, condizioni aggiuntive per l'utilizzo di servizi specifici. Quando la apri, te la apre in inglese, quindi non è tradotta in italiano, ve la incollo. In compenso, la trovi anche in lingua spagnola e
quella in lingua spagnola sì viene appunto descritta, viene scritta appunto in lingua spagnola, a differenza di quella in lingua italiana. C'è il titolo, ma poi quando apri diciamo la paginetta, ok, te la trovi sempre in inglese, quindi non c'è traduzione in italiano, mentre invece quella in spagnolo sì, viene tradotta in spagnolo. Quindi vi metto sia quella in lingua inglese che quella in lingua spagnola. Allora, interessante notare che quando tu entri dentro, ok, dentro la paginetta, praticamente ti dà tutti qua il regolamento, insomma, tutti i termini di servizio universali applicabili a tutti i servizi. Ok? Questa pagina è stata attualizzata quindi al 6 maggio 2022. Oggi è 3 giugno, quindi ha poco meno di 30 giorni, quindi è completamente attuale, ok? Sbrigatevi, insomma, a scaricarla, a leggerla, qualora prossimamente venisse cambiata, ma non penso. A un certo punto, quando tu entri in questa paginetta, che troverete il link sotto, devi andare al numero 42.10. Quindi scendi col cursore, appunto fai, ovvero fai CTRL F, scrivi 42.10, premi invio e arrivi a 42.10. A 42.10 ti faccio la traduzione, non sarà facile farla perché ci sono molti termini tecnici, però insomma noi non abbiamo, a parte i termini tecnici, noi lo spagnolo, come dire, siamo bilingue, quindi non c'è problema. Allora, uso aceptable, uso accettabile, sistemas críticos para la seguridad, sistemi critici per la sicurezza e l'uso de los materiales de lumberyard deve cumplir la politica de uso aceptable de AWS. Quindi l'uso dei materiali di lumberyard, non so che cosa sia, deve compiere la politica degli usi accettabili di AWS. Los materiales de lumberyard, i materiali di lumberyard, no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad. Quindi questi sistemi non sono stati disegnati per il suo utilizzo con sistemi critici per la vita o per la sicurezza, come el uso e nel funzionamento de equipos médicos, come l'uso nel suo funzionamento di equipos médicos, equipaggiamenti medici, sistemas de transporte automatizados, sistemi di trasporto automatizzati, veicoli autonomos, veicoli autonomi, control de aeronaves o de tráfico aéreo, controllo delle aeronavi, aeronaves, tutto ciò che vola, o di traffico aereo, installazioni nucleari, sì, installazioni nucleari, navi spaziali tripuladas, navi spaziali con tripulanti, con dei piloti, o uso militare in relazione con il combate in vivo, ovvero l'uso militare in relazione nei combattimenti dal vivo, insomma. E, sin embargo, nonostante questa restrizione non si applicherà in caso di che occorra, nonostante queste restrizioni non saranno applicate in caso si verifichi, tra parentesi, con certificazione dei centri per il controllo di infermità degli Stati Uniti o l'organismo che lo suceda, che prenda il suo posto, chiudo parentesi. Quindi, prima della parentesi diceva, nonostante questa restrizione non sarà applicata nel caso si concretizzi una
infezione virale generalizzata trasmessa attraverso punture, piccadura, punture di tipo insetti, punture o contatto con fluidi corporali che facciano sì che i cadaveri umani rivivano. I cadaveri umani rivivano? Ve lo leggo testuale, ve lo leggo in spagnolo. De una infección viral generalizada, transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan. Che i cadaveri umani rivivano, risorgano, risuscitino e, una volta risuscitati, cerchino di consumare, consumir, mangiare carne umana viva. Sangue cervello o tessuti nervosi ed è probabile che tutto ciò porti come conseguenza la caduta della civilizzazione organizzata. Dice Alessio, è una barzelletta, stai leggendo un film di fantascienza, hai visto un film di Hollywood? No, caro mio, questo sta dentro Amazon. Tu entri dentro Amazon, vai a cercare AWS, il contratto di AWS. Vai al 42.10 e ti dice che a un certo punto ci sono vari contratti, ma che questi contratti decadranno qualora ci fosse una infezione virale generalizzata trasmessa attraverso punture di insetti, immagino, o contatto con fluidi corporali che facciano sì che i cadaveri umani risuscitino e una volta risuscitati cerchino di mangiare altri esseri umani, il loro cervello, i loro tessuti e così via discorrendo. Lo sta dicendo Amazon nel suo contratto che tu firmi quando vai a fare un contratto. Poi vi metto i link in descrizione. Ma voi pensate che lo zombismo, lasciamo stare adesso lo zombismo haitiano, lì c'è tutto un discorso. Lo zombismo, che non è che i cadaveri risuscitano, è che uno che è mezzo morto rinvive in qualche maniera, ma è sempre stato vivo, ma viene trasformato nel suo DNA per tutto quello che riceve, diventa mezzo matto e purtroppo inizia ad attaccare altri esseri umani per mangiarli e ci sono anche delle droghe che fanno questo. Quindi l'umanità sta per entrare in un giorno molto buio e lo zombismo? Lo zombismo a quanto pare non è un qualcosa che si concretizza solo nei film di Hollywood, ma i film di Hollywood, Hollywood stesso, essendo in mano dei massoni, gli illuminati, tutta questa gente qua che c'ha patto satanico e conosce molto bene la parola di Dio e sa perfettamente che il giorno del Signore è alle porte, sa perfettamente tutto quello che succederà. Ecco perché ci hanno fatto i film. Ecco perché hanno fatto anche i film sul rapimento della Chiesa, perché loro sanno che succederà. Solo che loro pensano che vinceranno, che Satana vincerà e che Dio perderà. È questa la follia loro che non capiscono. Quindi i prossimi giorni, cari amati, giorni, mesi, anni, non saranno giorni facili. Gesù sta alle porte, sta per rapire la sua chiesa e molti si stanno comportando male, tanti. Addrizziamo i nostri passi. Addrizziamo i nostri passi, perché
perché con Dio non si gioca. Ahi, di coloro che si stanno comportando male, e io mi metto in prima fila, mi metto in discussione, perché io non sono nessuno, però come predicatore insegno e avverto. Con Dio non si gioca. E mettiamoci in regola con il Signore, perché quando suonerà la tromba, chi rimane qua avendo conosciuto, non ci sarà una seconda opportunità, avendo conosciuto, avendo gustato, avendo fatto parte del corpo, essendo stato vomitato, la scrittura ci fa capire che non ci sarà per lui una seconda opportunità. Poi la mosca bianca, per carità, Dio sa. Ma come discorso generale non ci sarà una seconda opportunità, perché il treno è uno e passa una volta. Poi si torna a Israele, i 144.000, e a quelli che si convertiranno, che non hanno mai accettato Cristo e quant'altro, ma quello che dovranno passare è inimmaginabile. Inimmaginabile. Con tutto ciò che abbiamo la scrittura, eppure non ci possiamo immaginare quello che succederà, ma già il leone, il Satanasso che va in giro come il leone ruggente, sta ruggendo e sta avvertendo: non giochiamo con Dio. Lo zombismo? Quello che succederà. Lo dice Amazon, non lo dice Alessio Evangelisti, non lo dice Topolino. Datemi retta, non giochiamo con Dio, con la sua parola, con il corpo di Cristo, con i lavati col sangue di Cristo, con le anime comprate a prezzo. Non giochiamo. Dio sa e conosce i cuori e non, di lui non ci si può beffare. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Chi ha orecchio da udire, ascolti ciò che la Bibbia dice e i segni. Ecco, arrivo.